Una mia follower sta scrivendo un libro sotto pseudonimo, vuole crearne la pagina Facebook, ma vuole che essa non sia riconducibile a lei. La soluzione che le ho suggerito è quella di creare un profilo anonimo su Facebook. Va fatta una premessa. Quando ci colleghiamo a Facebook, il nostro indirizzo IP viene registrato e può essere utilizzato per risalire alla nostra vera identità. Se usi un profilo sotto falso nome per fare qualcosa di illegale, sappi che sarai perfettamente rintracciabile. Nel caso di uno scrittore sotto pseudonimo, però, lo scopo non è non farsi rintracciabile dalla polizia, ma semplicemente non rivelare il proprio nome e cognome. E per questo è sufficiente dotarsi di un indirizzo email. È sempre meglio fornire a Facebook il proprio numero di cellulare. Puoi usare il numero che hai già, badando però di non metterlo tra le informazioni pubbliche del profilo. Per creare un profilo anonimo, devi semplicemente utilizzare un altro indirizzo email. Puoi usare Gmail, Libero, Virgilio. Se preferisci un'email più anonima, ti consiglio Tutanota oppure ProtonMail.